Buongiorno, in realtà più che buongiorno dovrei dire buon pomeriggio, dato che sto iniziando questo vlog alle 5 quasi. Però stamattina sono stata a lavorare e poi dopo pranzo mi sono riposata un po'. Più che altro mi sono sciolta nel letto lentamente perché fa un caldo tremendo. Io normalmente non soffro il caldo, anzi resisto a temperature molto molto alte. Però in questi giorni fa veramente veramente troppo caldo. Non c'è, specialmente in questa casa che il sole batte praticamente tutto il giorno, non c'è un angolo in cui ti puoi mettere per trovare un po' di sollievo. Ci sono tutte le finestre di tutte le stanze aperte, si sentono infatti rumori, ma non si muove un filo d'aria, cioè non c'è verso di stare un po' meglio. Poi il vlog di oggi è iniziato così tardi, ci tenevo comunque a fare questo vlog di oggi perché ho una novità da mostrarvi. Sono riuscita stata brava perché non ho messo forse soltanto una piccola foto su Instagram, ma non si capiva bene forse cos'era, quindi sono stata brava a mantenere il segreto finora perché ci tenevo a farvela vedere direttamente qui in un video. Vediamo se ve la faccio vedere. Ta-da-da-da. Guardate che questa piccolina che stava dormendo, poverina, pure lei sta morendo di caldo, non sa dove mettersi, infatti è messa metà sotto il letto perché penso che cerchi un po' di sollievo, però purtroppo per lei non c'è. Infatti ogni tanto la bagno con un panno umido perché poverina soffre. Guardate che bellina. È con me da soli 2 giorni, anche se i miei l'hanno presa un paio di giorni prima, ed è piccinissima, ha appena 40 giorni, quindi è tipo minuscola. Infatti ho paura a prendere, cioè non ho paura a prenderla in braccio, però sto sempre lì a controllarla cosa fa, dov'è, se non si perde, perché si perde sempre dentro casa, va a finire negli angolini più nascosti. Ora sta dormendo, in realtà stanotte non mi ha fatto chiudere occhio perché l'ho caricata nel letto qui con me, ma sarà stato anche per il caldo perché non riusciva a dormire, si svegliava in continuazione, voleva passeggiare sul letto, voleva giocare, doveva fare i bisognini, un po' di tutto. Ora sta riposando, ve la faccio vedere, guardate qua. Un visino troppo bello. È una femminuccia ovviamente. Ed è il terzo cane che abbiamo qui a casa, che c'è la mia conquilina che ha già un Cavalier King e un altro Chihuahua. E ora adesso ti metto un'altra Chihuahua a fare compagnia. Allora, per quanto riguarda il nome, c'è ancora una diatriba in corso. Stai morendo di sonno. Perché mio padre l'ha chiamata, cioè la vorrebbe chiamare Perla, ma io è da tantissimo che voglio un cagnolino femmina e l'ho sempre voluto chiamare Zoe, quindi io ad ora la chiamo Zoe. Dovrà chiamarsi Zoe per forza alla fine, anche se mio padre insiste nel chiamarla Perla per il colore del suo pelo. Però Zoe è molto più carino, vero? C'ha ancora le orecchie un pochettino abbassate. Uno, questo qua piano piano si sta alzando, ma questo qua è un pochettino pigro ancora. E c'ha il musino col nasino nero. Forse così in braccio non si rende, non vi rendete conto di quanto è piccola, però è veramente minuscola. Così non si vede. Pesa praticamente quanto il mio cellulare. È leggerissimo ed è... ve la faccio vedere a terra. Niente, continua a distendersi, non ha voglia nemmeno lei di vivere con questo caldo. Ora sembra tutta tranquilla tranquilla, in realtà è una piccola peste perché l'abbiamo messa a giocare con gli altri cani e ha un bel caratterino perché ringhia e mordicchia, si fa valere anche se è la più piccola del gruppo, non se le tiene insomma. È tutta bianca con queste macchioline
qua, tipo color crema. Te Ah, bello così, vero? Praticamente adesso entro ufficialmente a far parte della schiera di YouTubers che hanno cani. In realtà io ho sempre avuto cani, già fin da piccolina. Quando sono nata, i miei stavano in una campagna e già avevamo tre cani. Poi ci siamo trasferiti in città e più o meno, se non sbaglio, avevo 11 anni. Abbiamo preso un cucciolo di Shih Tzu che è stato con noi per 11 anni. Quindi siamo cresciuti insieme. Quando è morto lui, che si chiamava Lucky, abbiamo preso un Chihuahua. Quindi questo non è il primo Chihuahua che ho. E questo Chihuahua l'abbiamo ancora, solo che lo tengono a casa i miei. Quello sicuramente su Instagram ho fatto diverse storie o foto. E adesso è arrivata questa piccolina che mi tiene compagnia. Oggi avrei voluto registrare un video haul, perché ieri sono stata a fare un po' di shopping e comunque in generale ultimamente ho comprato qualche altra cosina con i saldi, però non ce la faccio. A parte che ho messo le cose che ho comprato a lavare, quindi sono in lavatrice, ancora si devono asciugare e le devo stirare, quindi non erano pronte per oggi. Ma già solo il pensiero di mettermi lì seduta con le luci in faccia non ce la posso fare, perché ora sto registrando con la finestra aperta. Vediamo se è accettabile, perché in genere sono tappata tipo in questa camera ardente. Non si può. Però ho un po' di cosine da mostrarvi che ho preso, quindi penso che il prossimo video in arrivo sarà il video haul. Poi tra l'altro non so quanto riuscirò a caricare questo video, perché ho comprato il computer nuovo, il Mac nuovo. E come sapete, nel Mac nuovo ci sono gli ingressi, non gli ingressi USB, ma soltanto quelli nuovi USB-C. E io non ho ancora l'adattatore, quindi ho difficoltà a passare i file dalla scheda SD al computer. Ho ordinato tutto l'adattatore con tutti gli ingressi possibili e immaginabili, ma dovrebbe arrivare domani. Quindi se arriva domani, metto il video, lo monto domani e vediamo quando riesco a mandarlo online. Mi sono resa conto che nella città dove sto qui la vita da youtuber è molto molto complicata, perché c'è la connessione che è lentissima. Qua a casa mia arriva più o meno una 7-8 mega, quindi a caricare un video ci sto tutta la notte e anche di più. Quindi non so più o meno quando riuscirò a fare il tutto e a mandare online il video, però sicuramente poi il prossimo sarà il video haul. Poi spero di riuscirle a mandare tutte e due in settimana, oppure il video lo manderò la prossima settimana che sarò partita, perché domenica partiamo, andiamo in vacanza e andiamo in Puglia. Quindi ne approfitto per chiedere consigli a voi. Andiamo nelle zone di... abbiamo preso casa a Martina Franca. Quindi pensavamo di andare nelle zone di Ostuni, Alberobello, Polignano a Mare. Se avete qualche posto magari meno turistico da consigliarci, posti dove andare a mangiare, posti da vedere, qualsiasi cosa che riguarda la Puglia, perché non sono mai stata, magari potete scriverlo nei commenti e così facciamo un itinerario più dettagliato delle cose da fare. Perché ora così abbiamo un'idea molto generale dei posti dove andare, però non sappiamo bene di preciso cosa fare, perché sì, Ostuni, giornata Ostuni, però non sappiamo a Ostuni dove cosa andare a vedere di preciso o dove andare a mangiare. Quindi qualsiasi tipo di consigli è ben accetto. Partiamo domenica, siamo una settimana più o meno e torniamo la domenica prossima, quindi tutta la settimana di Ferragosto, il che mi spaventa un po', perché ci sarà la bolgia, non so. Sto cercando di non pensarci, però ho visto alcune foto in Puglia e c'è il mondo, tutti lei sono, quindi speriamo di non trovare troppo casino. Partiamo tra l'altro con la macchina, quindi abbiamo un bel po' di strada, sono circa 600 km da qua, quindi prima il giorno di andata e il giorno di ritorno passeranno in viaggio, però abbiamo comunque 6 giorni a disposizione, quindi ripeto, qualsiasi
cosa vogliate consigliarci, se siete di quelle zone. Io carta e penne annoto tutto. Ora ho rimandato fin troppo l'uscita, quindi adesso noi due ci prepariamo e andiamo a fare un giretto di commissioni. Devo comprare anche un po' di cosine per te. Stai dentro, chiudiamo. Questo è il suo trasportino dove la metto, anche se non ci vuole stare. Non evadere! Dentro, dai, su che dobbiamo uscire. Guardate la poverina, non ci vuole stare qua dentro. Però per uscire la devo per forza tenere dentro, perché non ha ancora fatto i vaccini e poi è troppo piccola, quindi la tengo dentro in modo che sta buonina buonina e posso fare tutto, anche perché lasciarla a casa da sola ovviamente non mi fido. Quindi ora la metto dentro e si esce. Non so se la sentite, sto piangendo tantissimo, non so come fare. Vuole stare dentro la borsa, ma io non so come portarla se non giro. Adesso andiamo a comprare un po' di cosine per il viaggio che possono servire, perché abbiamo preso casa con Airbnb, quindi praticamente ci dobbiamo portare tutto noi, shampoo, queste cose. Sto andando a vedere se c'è qualcosina in offerta da prendere. Sembra che la sto torturando, ma vi giuro che non le sto facendo niente. È messa qui nel sedile accanto a me nella sua borsetta. Credo di aver fatto velocissimo e di aver preso tutto. Lei si rotola nella borsa. Tra l'altro ho scoperto che non piange solo in macchina, probabilmente dovuta al caldo, a pioggia, perché fuori le piace stare in giro, passeggiare e guardare quello che vede dentro la borsetta. Allora, sono stata all'acqua sapone perché sfogliando velocemente il volantino avevo visto che c'è lo shampoo che uso io in offerta, però ovviamente non mi ero accorta che le offerte cominciano dal 9 agosto, quindi è stato un buco nell'acqua. Però in compenso ho trovato una cosa che non pensavo avrei mai trovato qua da me, ed è questo qua, lo shampoo secco Batiste. Me ne hanno parlato tutti benissimo di questo shampoo secco, quindi avevo visto su internet per provarlo, invece l'ho trovato qua, dato che comunque con quello Garnier non mi sono trovata molto bene. Però molte mi avete scritto che questo qua è migliore, quindi finalmente lo posso provare pure io. Vi farò sapere se è buono come dicono. Ora, mentre cerco di rimpiaccarmi con un ghiacciolo, anche se non so se si scioglierà prima lui o io, volevo vedermi qualcosa su Netflix. Sono un pochettino in un periodo di stallo con le serie TV, perché tutte quelle che seguivo, ne seguo veramente tante, non ci sono su Netflix o non sono aggiornata alla stagione a cui sono giunta io. Quindi volevo trovare una serie nuova da cominciare su Netflix, da seguire di pari passo. Però non so cosa. Molti dicono che consigliano quello Ozark nuovo, credo che si chiami, ma a me questo genere di narcotraffico, droga, soldi, non mi piace, quindi devo trovare qualcos'altro. Per ora, a perdita di tempo, sto vedendo Lie to Me. Sì, mi è sempre piaciuta questa cosa del linguaggio del corpo, bugie. Però ovviamente non è uno di quei telefilm che ti prende, che non riesci a smettere di vederlo, quindi volevo un telefilm di questi che diventano una droga. Anche in questo caso, se avete qualcosa da consigliarmi, sono tutto orecchio. Poi qualche giorno magari faccio un video su tutti i telefilm che io seguo, che ne seguo tantissimi, quindi probabilmente la maggior parte che mi consiglierete li avrò già visti. Però alla fine ho visto due o tre puntate di Lie to Me, non mi andava di cercare telefilm nuovi, però sono sempre alla ricerca. Ora è ora di cena e devo decidere cosa mangiare. Andiamo a vedere che cosa c'è qua. La piccolina è sempre spiaccicata a terra. Dovrei provare pure io a mettermi distesa a terra, forse arriva un po' di fresco. Comunque, nonostante il caldo atroce, a me la fame non passa. Se tutti dicono no, io con la calda non riesco a mangiare, non riesco a mangiare. Anzi, ho ancora più voglia di carboidrati, di pasta. Stasera aprirò un po' di pizza che mi è rimasta da ieri.
chissà se è ancora buona però con questo caldo. Se no posso fare una piadina. Tra l'altro Andrea non torna stasera a cena, quindi siamo io e la mia coinquilina. Ciao! Guardate qua chi c'è. Lo scricciolo. E qui c'è l'altro cagnolone che abbiamo a casa. Ciao Margo. Niente, lei non gliene frega niente della nuova arrivata. Adesso allora vedo se scaldarmi la pizza o fare la piadina o cosa, non lo so. E io per oggi stacco. Io e Zoe vi salutiamo. Ciao! E noi ci vediamo al prossimo video, sperando di riuscire a registrare il video haul dei prossimi giorni, o quanto prima, quantomeno. Ciao!